Salve, come abbiamo detto nel tutorial di impianti numero 12 protezione contro i contatti indiretti lato bassa tensione del sistema TNS in un sistema TN l'impianto di terra è unico cioè vi è un unico dispersore che qui abbiamo indicato con T1 che deve assicurare la protezione dei contatti indiretti sia per guasta a terra su un utilizzatore alimentato sul lato bassa tensione del trasformatore sia per guasto a terra in cabina sul lato media tensione del trasformatore. In questo tutorial considereremo solo il caso del guasto a terra sul lato media tensione, che è appunto rappresentato in questa figura. Questa è la, in rosso è il percorso della corrente di guasto appunto nel caso di un guasto sul lato media tensione, al, sostanzialmente al primario del eh, trasformatore di cabina. Eh, bisogna subito dire che fino eh, al 1 novembre del 2013 il progetto, eh, l'esecuzione e la verifica dell'impianto di terra delle cabine elettriche doveva rispondere alla norma CEI 11.1, che si applicava agli impianti elettrici in corrente alternata con tensione superiore a 1000 volt, cioè sostanzialmente sistemi di seconda e terza categoria, e quindi si applicava anche. Agli impianti utilizzatori con propria cabina di trasformazione che sono gli impianti oggetto appunto di questo video. Dopo il 1 novembre 2013 si applicano le prescrizioni delle norme CIEN 619-361 classificazione CIEN 992, e cioè impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata e alla CIN 50522 con classificazione C993 e cioè messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata. Queste norme sostituiscono la ci 11 e introducono alcune variazioni rispetto ai valori riportati nella eh, norma ci 11 ma eh, dobbiamo dire che non modificano in modo significativo i concetti fondamentali della eh, norma. In questo tutorial noi faremo riferimento in particolare alla C993 eh, per quanto riguarda appunto il dimensionamento e la costituzione dell'impianto di terra. Per completezza di informazione osserviamo che vi sono alcune variazioni nella terminologia introdotte appunto dalle norme C992 e 993 rispetto alla norma C 111. Ad esempio la tensione totale di terra, la UE uguale a RE per IE, è, dominata, è denominata EPR che eh, eh, significa in italiano iniziamento del potenziale di terra. RE rappresenta la resistenza di terra e IE la corrente di terra. La tensione di contatto a vuoto viene indicata con UVT cioè U-Pedice VT, nella norma CI invece era U-Pedice ST. La tensione di passo a vuoto diventa U-Pedice VS, nella norma ci 11.1 era U-SS. Ricordiamo che il concetto di tensione di contatto e tensione di contatto a vuoto sono stati introdotti per gli impianti utilizzatori in bassa tensione nel tutorial di impianti il numero 8, contatti comparti in tensione. Ai fini poi dobbiamo eh, tenere presente della protezione dei contatti indiretti nei sistemi TN per un guasto di isolamento a terra sul lato media tensione è particolarmente importante la tensione di contatto UT, quella effettiva che è definita dalla CEI 993 come la tensione tra le parti conduttrici quando vengono toccate simultaneamente. Sostanzialmente, diciamolo, la tensione di contatto UT e la tensione a cui è soggetta una persona eh, tra mano e piedi appunto nel caso di un contatto indiretto per guasto per, sulla media tensione. Particolarmente importanti sono anche la corrente di guasto a terra IF definita dalla norma CE 99.3 come la corrente che fluisce dal circuito principale verso terra o verso parti collegate a terra nel punto di guasto cioè nel punto di guasto a terra, in definitiva la corrente di guasto a terra è la massima corrente che fluisce appunto verso terra sistema a tensione superiore a mille volte, quindi nel caso del gabine sul lato media tensione. Altra eh, fondamentale eh, corrente è la cosiddetta corrente di terra IE, che è definita dalla norma C993 come la corrente che fluisce verso terra tramite l'impedenza collegata a terra. In definitiva, quindi, la corrente di terra Ie è la quota parte della corrente di guasto If che l'impianto di terra disperde nel terreno e che determina, appunto, la tensione totale di terra Ue pari a Re per Ie, cioè la resistenza di terra per la corrente, appunto, di terra Ie. Per capire la differenza tra la corrente IF e la corrente IE, consideriamo la figura che è riportata in slide. La cabina, dobbiamo ricordarlo, può essere alimentata da una linea aerea provvista di fune di guardia, la quale fune di guardia è collegata senz'altro all'impianto di terra. Oppure la cabina può essere alimentata da un cavo di media tensione, la cui guagna metallica è collegata sempre all'impianto di terra. Ora, durante il guasto a terra, una parte della corrente IF che noi abbiamo indicato con I può rinchiudersi, nel primo caso, cioè quello della fune di guardia, direttamente tramite eh, appunto la fune di guardia, non interessando il dispersore della gabina in quanto la fune di guardia è collegata anche agli impianti di terra dei vari sostegni. Nel secondo caso che eh, si può verificare, e cioè quello della eh, cabina alimentata tramite, eh, tramite cavo in media tensione, in questo secondo caso la corrente I primo, eh, può richiudersi direttamente tramite appunto, la guaina metallica del cavo di media tensione e anche in questo caso non interessando il dispersore della cabina. In quanto la guaina può essere direttamente interrata, è evidente pertanto che la corrente di terra IE ha un valore minore rispetto alla corrente di guasto a terra IF, la corrente IF, però, dobbiamo dire che si può determinare con maggiore facilità e proprio per questo motivo e lo vedremo meglio nelle prossime slide. Il progetto dell'impianto di terra viene impostato facendo riferimento al valore di F e non al valore di IE. L'approssimazione che si commette è accettabile sicuramente, perché è un'approssimazione che va a favore della sicurezza, in quanto l'impianto evidentemente viene dimensionato per una corrente maggiore. In particolare per effettuare tale dimensionamento, quindi che cosa deve fare il progettista eh, delle, di un impianto utilizzatore TN appunto, alimentato con cabina propria? Reperirà dalla società elettrofernesica, per esempio l'ENEL, la cosiddetta corrente convenzionale di guasto a terra indicata con IFC. Come abbiamo già evidenziato nel caso che stiamo considerando in questo tutorial, di un impianto appunto, utilizzatore alimentato con cabina propria, l'impianto di terra è unico sia per la media che per la bassa tensione. Siamo infatti considerando un sistema TN. In questo caso, per la norma J, l'impianto di terra garantisce la sicurezza se le tensioni di contatto UT dovute appunto, ad un guasto a terra sulla media tensione in tutti i punti dell'impianto siano minori o uguali alla tensione di contatto ammissibile UTP, cioè la relazione in sintesi la relazione che è UT minore o uguale di UTP in tutti i punti dell'impianto. I valori della tensione di contatto ammissibile UTP sono stabiliti ovviamente dalla normativa e sono stabiliti dalla normativa in funzione del tempo di eliminazione del guasto indicato con TF. A titolo semplificativo nella slide è stata riportata una tabella con i valori della tensione di contatto ammissibile secondo la norma CI11. Eh, per esempio, eh, quindi qui c'è la colonna del tempo di eliminazione del guasto, eh, e la colonna, quindi da parte evidentemente dei dispositivi di protezione dell'ENEL previsto, e eh, c'è la colonna dei valori corrispondenti dalla tensione di contatto ammissibile in volt il tempo di eliminazione del guasto è in secondi. Per esempio, per un tempo di eliminazione dei guasti di 10, secondo la norma C11.1, la tensione di contatto ammissibile è 80. Si vede che ovviamente al diminuire del tempo di eliminazione del guasto i valori della tensione di contatto ammissibile sono maggiori. A 0,5 secondi corrispondono 220, a 0,14 secondi è ammissibile una tensione maggiore. Più il tempo è basso, più si può ammettere ovviamente una tensione più elevata. Per gli impianti utilizzatori dotati di cabina propria quindi nel caso appunto, dei sistemi TN eh, il tempo di eliminazione del guasto TF eh, sostanzialmente è un dato di progetto eh, che individua, proprio per quello che abbiamo detto il eh, valore della tensione di contatto ammissibile e questo dato di progetto deve essere richiesto evidentemente alla società elettrofornitrice perché solo la società elettrofornitrice può sapere qual è il, il tempo dei dispositivi di protezione e, e poi su tabelle del genere eh, il progettista può andare a individuare il valore della tensione di contatto ammissibile. Per completezza di informazione osserviamo che nella norma CEI 99.3 diciamo, quella che dobbiamo applicare, il pedice F nell'indicazione del tempo TF di eliminazione del guasto da F maiuscolo diventa F minuscolo. Per quanto riguarda poi i valori della tensione di contatto ammissibile, secondo appunto l'attuale la norma CEI 99.3, i slide sono riportati in grafico nella curva blu e sono eh, confrontati con i valori indicati dalla norma CEI 11.1, sostanzialmente la curva verde. Sull'asse delle ascisse è riportato ovviamente il tempo di eliminazione del guasto in secondi, ovviamente sull'asse delle ordinate leggiamo i valori della tensione di contatto ammissibile. In slide abbiamo riportato una tabella presente sul sito nt24.it che evidenzia che i valori delle tensioni di contatto ammissibili secondo la norma CI99-3 sono rispetto a quelli della norma C11.1 minori per tempi TF di eliminazione del guasto brevi e maggiori per tempi TF lunghi. In effetti se esaminiamo la tabella abbiamo la, in corrispondenza dei tempi di eliminazione del guasto TF in secondi, abbiamo le colonne con i valori delle tensioni di eh, contatto ammissibile secondo la C11.1 e secondo la C99.3. I valori in rosso sono più stringenti rispetto alla CI11, le tensioni eh, ammissibili eh, secondo la 99.3 sono più stringenti rispetto alla CI11, quelli in verde invece ne, lo sono, ne sono meno. Facciamo un esempio, se abbiamo un tempo di eh, eliminazione del guasto TF di 0,05 secondi, la C111 dava una tensione di contatto ammissibile di 779V, mentre la 99.3, che è quella al quale dobbiamo riferirci, ci dà una tensione ammissibile più bassa di 716V. 008, 700 era la tensione di contatto ammissibile per la C111, più bassa 677 per la 99.3. Se invece i tempi di eliminazione del guasto sono più lunghi, e quindi stiamo verso la, eh, gli altri valori, per esempio in questa zona qui, per un tempo t, eh, di eliminazione del guasto di 4,3 secondi, la eh, c 11 eh, dava una tensione di contatto ammissibile di 83 V, mentre la eh, 99,3 meno stringente consente una tensione eh, più elevata di 87 V. Particolarmente significativo, particolarmente importante. È il valore del tempo di eliminazione del guasto di 10 secondi, al quale corrisponde. Concentriamoci adesso sui valori della 99,3, che è quella che dobbiamo considerare. In corrispondenza, dicevo, di un tempo di eliminazione del guasto di 10 secondi, la 99,3 ci dà 85 volt come tensione di contatto ammissibile. Ancora più eh, significativo è eh, il, quando abbiamo la situazione di un tempo di eh, eliminazione del guasto superiore a 10 secondi. Quindi, stiamo qui. Secondo la norma CI 99.3, che dobbiamo prendere in considerazione, eh, esplicitamente questa norma eh, ci dice che per tempi di eliminazione del guasto maggiori di 10 secondi l'attenzione ammissibile è di 80 volte. È un dato questo particolarmente importante perché nelle attuali reti Enel alta tensione e media tensione a neutro compensato, cioè messo a terra tramite un'impedenza, la cosiddetta bobina di Peterson, il tempo di F di eliminazione del guasto è proprio superiore a 10 secondi. E diciamo anche che se la cabina dell'impianto utilizzatore è alimentata a 20 kV, la corrente di guasto a terra è di 50A. Per la norma CI l'impianto di terra garantisce senz'altro la sicurezza se, considerando sempre il caso di guasto a terra sulla media tensione, se la tensione totale di terra UE è minore o uguale alla tensione di contatto ammissibile UTP. La verifica di questa condizione invece dell'altra sulle tensioni di contatto, e cioè UT minore o uguale di UTP, quella di cui abbiamo parlato fino adesso. È favorevole alla sicurezza perché viene limitata la tensione di Terra UE che è maggiore o al massimo è uguale alla tensione di contatto UT. Sulla base di quanto abbiamo detto nel caso appunto di un impianto utilizzatore dotato di cabine propria, quindi nella situazione di sistema TN. Per il dimensionamento dell'impianto di terra unico per la media e la bassa tensione si può procedere nel rispetto appunto della norma CEI imponendo, e eh, questo con una scelta favorevole alla sicurezza per quello che abbiamo detto, che la tensione totale di terra UE sia non superiore alla tensione ammissibile UTP, cioè che sia sostanzialmente UE che è uguale a RE per IE minore uguale di UTP. Da questa relazione evidentemente si può ricavare la, eh, il valore della resistenza di terra Re, Re sarà minore o uguale di UTP fratto IE. Se non è noto il valore della corrente di terra E, si può considerare sicuramente la corrente convenzionale di guasta a terra, la IFC che come abbiamo già detto è un valore eh, diciamo, che viene fornito dalla società elettrofornitrice, ad esempio l'Enel. E quindi questa relazione diventa RE minore o uguale di UTP fratto IFC. Eh, essendo appunto IFC eh, maggiore della corrente IE, si ottiene quindi un valore di resistenza del, di terra minore e quindi chiaramente maggiormente cautelativo, cioè quindi in sostanza favorevole alla sicurezza. Se la misura della resistenza di terra dell'impianto di terra fornisce un valore non superiore al valore calcolato, cioè R minore o uguale a UTP fratto IFC, non è necessario effettuare le misure delle tensioni di contatto dovute appunto ad un guasto a terra sulla media tensione per verificare che in tutti i punti dell'impianto queste tensioni di contatto siano non superiori alla tensione di contatto ammissibile UTP. Questa circostanza ovviamente comporta un notevole risparmio di tempo e comporta sicuramente un vantaggio economico. Se invece la resistenza di terra che si va a misurare è maggiore di quella calcolata, di questa qui, eh, non è ancora detto che l'impianto di terra sia pericoloso però occorre procedere con la misura delle tensioni di contatto. Se la massima tensione di contatto misurata rientra nei limiti UT minore o uguale di UTP, l'impianto di terra lo possiamo senz'altro considerare idoneo. Se invece, nel caso sfortunato, la UT che andiamo eh, a misurare è maggiore della UTP, della tensione di contatto ammissibile, allora bisogna intervenire per riportare la tensione di contatto ovviamente nei limiti di sicurezza. E quindi sostanzialmente come si procede? Individuata la zona critica dove la tensione di contatto T è maggiore della tensione di contatto ammissibile OTP, si approntano degli accorgimenti compensativi, degli idoni accorgimenti compensativi. Per esempio, si può asfaltare il suolo per aumentare la resistività superficiale del terreno riducendo così evidentemente il valore della tensione di contatto UT. Per fissare le idee, consideriamo un esempio. Si debba dimensionare l'impianto di terra di un impianto utilizzatore con cabina propria alimentata a 20 kV. Sono noti i seguenti dati: corrente convenzionale di guasta a terra nel punto di installazione della cabina IFC 50A. E tempo di eliminazione del guasto, Tf, maggiore di 10 secondi. Allora, come abbiamo già detto, ehm, per la norma C99.3, con tempi di eliminazione del guasto maggiori di 10 secondi, la tensione di contatto ammissibile, UTP, è di 80 volti. Quindi, UTP 80 volti. La resistenza RE di terra si calcolerà per la relazione che abbiamo già presentato con UTP fratto IFC, sarà, deve essere minore o uguale di questo valore sostituendo i valori UTP abbiamo detto 80 e IFC il 50 A, 1,6 Ohm. Quindi 1,6 Ohm è il valore massimo della resistenza che dovrà presentare l'impianto di terra per, non per poter non procedere con la misura delle tensioni di contatto e regolarsi quindi come abbiamo già detto. In occasione di un guasto a terra, a causa del diverso valore del potenziale assunto dai vari punti del terreno, si determinano delle tensioni di passo indicate con US. Per tensione di passo S, così come viene definita dalla norma C99-3, si intende la tensione fra due punti della superficie del terreno a distanza di un metro taloro distanza che si assume come lunghezza del passo di una persona. Tenuto conto che il percorso piede-piede, a cui appunto si riferisce la eh, tensione di passo S, è meno pericoloso del percorso mano-piedi, che è relativo alla tensione di contatto T, la norma c 111 stabiliva che per ogni valore del tempo TF di eliminazione del guasto, la tensione di passo ammissibile USP era pari a tre volte quella di contatto ammissibile, cioè in definitiva la norma C11.1 assumeva USP pari a tre volte OTP. Mentre, questo è quello che più evidentemente ci interessa, secondo la norma C99.3, se un impianto di terra va bene per la tensione di contatto, va bene anche per la tensione di passo. In definitiva, non si considera, non si misura più la tensione di passo, sia nella situazione di media tensione che di alta tensione. Al solo fine di avere un'idea del circuito di prova per la misura della tensione di contatto, consideriamo appunto la eh, figura che è rappresentata in slide. Per eseguire la misura della tensione di contatto bisogna immettere mediante un trasformatore la eh, Corrente di prova eh, che ovviamente deve essere opportunamente ridotta rispetto a quella di guasto prevista appunto per l'impianto di terra. La corrente di prova viene raccolta da un eh, dispessore ausiliario simboleggiato con dA in questa figura e che deve essere posto a una distanza di almeno 5 volte la dimensione massima. D dell'impianto di terra disperdente, infatti abbiamo evidenziato nella figura: evidenziato maggiore o uguale di 5D, con D che come dire, simboleggia la dimensione massima dell'impianto disperdente. La tensione di contatto UT è definita convenzionalmente per il contatto mano-piede con la mano a contatto con la massa, eh, che stiamo esaminando in questo esempio la eh, carcassa del, di un trasformatore. E i piedi alla distanza di un metro dal punto considerato. Ora, per la sua misura, viene considerato il corpo umano con una resistenza pari a 1000 ohm e questo corpo umano viene simulato con un voltmetro, come si vede appunto nella figura, che eh, ha una resistenza interna pari proprio a 1000 ohm, proprio per simulare la resistenza interna della persona. E i piedi sono invece simulate da due elettrodi, indicati con E, eh, i quali elettrodi, che ovviamente sono posti vicini fra loro, eh, eh, che, eh, hanno una superficie di 200 cm quadri e eh, che sono premuti eh, contro il suolo con una forza di 250 N, che corrisponde circa a 25 kg. Per ottenere la tensione di contatto effettiva, si moltiplica il valore letto sul voltmetro per il rapporto tra la corrente di terra e la corrente di prova. Consideriamo un esempio per fissare le idee. Corrente di terra 150 A, corrente di prova 5 A, il rapporto è 150 su 5, 30. Ipotizziamo una tensione letta sul voltmetro di 2,5 volt la tensione di contatto effettiva sarà quindi 2,5 per 30, cioè per il rapporto tra la corrente di terra e la corrente di prova. In questa figura, come si vede, sono indicati anche gli elettrodi ed il voltmetro per eh, la misura non necessaria per quello che abbiamo detto della tensione di passo. Questo dobbiamo dire, eh, per completezza di informazione, che sia il voltmetro che gli elettrodi hanno le stesse caratteristiche di quelli usati per la misura della tensione di contatto. Nome Pierluigi, cognome Pizzaballa, professione portiere. È stato uno dei giocatori più richiesti e ambiti da un calciomercato tutto particolare, quello delle figurine. La figurina di Pizzaballa fece impazzire una generazione di collezionisti in erba. Il numero uno dell'Atalanta, uno, sia di maglia sia di figurina, era introvabile. Sembra che la sua rarità fosse dovuta all'assenza del giocatore proprio il giorno in cui il fotografo andò a scattare le foto alla squadra, nella stagione 1963-64. Perciò quando uscì l'album dei calciatori la sua figurina era mancante. Solo successivamente scoppiato il caso Pizzaballa, i produttori dell'album si resero conto della dimenticanza e andarono a realizzare la foto. Il Pizzaballa dunque fu distribuito molto tardi nelle edicole a campionato e album abbondantemente iniziato. Pierluigi Pizzaballa era un buon portiere: giocò con l'Atalanta, la Roma, il Verona e il Milan, collezionando 275 presenze in Serie A. Vanta anche una presenza in nazionale e una partecipazione come terzo portiere ai campionati mondiali di calcio del 1966 in Inghilterra. Malgrado i suoi meriti sportivi, però, se è diventato una leggenda, lo deve alla sua rarissima figurina. Si conclude con la curiosissima vicenda del portiere Pizzaballa, o meglio della sua figurina, questo video. E a ringraziarti per l'attenzione con l'invito all'iscrizione al canale, se già non lo sei. Ti saluto lasciandoti in compagnia di Michel Polnareff con la sua. Love me, please, love me."